Le ricerche degli alchimisti erano tutte dominate dalla speranza di trovare la pietra filosofale, capace di trasformare in oro tutti gli altri metalli, capace di risanare l'ambiente, di immaginare una società ideale, uno spazio naturale, ideale. La buona notizia è che più queste materie prime che gli uomini cercano da secoli, la possiedono proprio gli uomini stessi, i rifiuti. Abbiamo trovato una città che può essere un modello esemplare per Forlì, Vauban, in Germania, vicino Friburgo. Pensate che in questa città c'è il divieto di girare in macchina, si gira solo in bici o a piedi. Le case sono costruite tutte con criteri ecosostenibili e non c'è bisogno di canalizzazione dei bagni e delle docce, perché i rifiuti sono trasformati in compost ed utilizzati per bagni biologici e le acque nere sono filtrate e reimpiegate nei giardini. Questa è la città che vorremmo. Ma che cosa fare per far diventare Forlì la città del buon vivere, la città in cui vorremmo vivere tranquilli e in salute? Abbiamo pensato che più che fare delle campagne o delle progetti di educazione alimentare, educazione del buon vivere nelle scuole o presso i cittadini, forse è meglio creare degli spazi ad hoc in cui quello che noi vorremmo il cittadino lo possa vedere realizzato concretamente. E allora abbiamo pensato a degli spazi, adesso vi diciamo anche quali. Le due zone da noi individuate sono quella dell'ex Eridania a due passi dal centro e quella del Roncolido verso la periferia. Questi spazi potrebbero essere reinventati utilizzando materiali di riciclo. Perché quindi non creare delle panchine, delle zone gioco per bambini in plastica oppure munire la zona di posacenere fatti in vetro riciclato? La questione dei rifiuti è anche una questione di igiene urbana, nel senso che comunque tutti i nostri comportamenti vanno a determinare quello che è la qualità dell'ambiente in senso più generale. E pensate che c'è una nuova disciplina della psicologia che si chiama psiconeuroendocrinologia, che dice che l'ambiente in cui viviamo può produrre dei fattori di stress e quindi determinare delle influenze negative nella nostra salute a livello di reazioni chimiche del nostro sistema endocrino e immunologico. Investiamo per lo sviluppo di una città ecosostenibile e educhiamo i giovani a comportamenti ecologicamente corretti.